Spazio Papà presenta Ottone, il ghiro pigrone. Ciao mamma e ciao papà, benvenuti per il nostro ultimo appuntamento con il gioco libro. Ottone, il ghiro pigrone. Il gioco libro Ottone, il ghiro pigrone è pensato appositamente per la fascia 24-36 mesi. Al termine del nostro percorso, la proposta della nostra storia è relativa alle routine quotidiane. Cosa sono? Ottima domanda! Le routine quotidiane sono momenti stabili e ripetitivi nell'arco delle giornate che vanno a creare degli schemi fissi, ad esempio il momento della pappa, il momento del bagnetto, il momento della nanna. Soprattutto nella fascia 0-36 mesi, la creazione di routine è garanzia di benessere psicofisico sia del bambino che dei genitori. Questo perché la strutturazione di uno schema giornaliero permette al bambino, fin da piccolissimo, di apprendere in maniera progressiva cosa accadrà dopo una certa azione in un certo momento. Ad esempio, il bimbo piccolo che dopo essere allattato al seno impara che poi viene il momento del pisolino, oppure il bimbo un po' più grande che sa che dopo essersi lavato i dentini deve andare a nanna. Ecco, questo per i bambini è rassicurante. Pensiamo anche agli asili nido e alle scuole dell'infanzia che adottano questo concetto per strutturare le loro giornate. Benissimo, la prevedibilità è quindi un elemento importante nello sviluppo del bambino e che incide ad ampio spettro sulla loro vita. Pensiamo ad esempio a quanto influenzi l'ambiente, lo sviluppo emotivo, lo sviluppo delle autonomie e lo sviluppo cognitivo. Ma vediamoli insieme. Ambiente. La presenza di una routine all'interno di un ambiente in cui il bambino si trova permette che questo diventi ai suoi occhi un contesto e un setting estremamente accogliente, intimo, conosciuto, nel quale il bambino può sentirsi assolutamente libero di esprimersi. Sviluppo emotivo. La creazione di una routine permette al bambino, da un punto di vista emotivo, di ridurre sostanzialmente una serie di stati di ansia e di frustrazione che si possono generare di fronte a ciò che è imprevedibile. Mentre se un contesto, una situazione è conosciuta, è chiaro che il bambino andrà a sviluppare stati di tranquillità e serenità maggiori. Sviluppo delle autonomie. È chiaro che se il bambino possiede una serie di punti di riferimento stabili e fissi nei quali sa destreggiarsi con facilità, sarà più semplice per lui sviluppare una serie di indipendenze personali e sociali. Sviluppo cognitivo. La presenza di rituali permette al bambino di creare i primi riferimenti spazio-temporali all'interno dei quali può orientarsi in maniera sempre più precisa e consapevole. Quindi la routine consente l'emergere del primissimo e primordiale concetto di tempo. Questo cappello teorico permette di introdurci a una serie di osservazioni sollevate proprio da voi genitori relative alla perdita delle routine. È chiaro che in una situazione così faticosa e stressante come quella che abbiamo vissuto, molti bimbi abbiano perso un po' i loro rituali, i loro ritmi. Quindi ci troviamo davanti a bambini che magari si svegliano molto tardi o vanno a letto altrettanto tardi. L'assenza dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia ha creato grandi momenti liberi che adesso i genitori non sanno più come riempire e i bambini non sono ancora in grado di strutturare. Bene, è un po' qui che si vuole inserire il nostro gioco libro, soprattutto con la presenza del nostro protagonista, Ottone il ghiro pigrone. Ottone rispecchia un po' i nostri bambini in questa fase così delicata, che perso l'orientamento temporale, perse le routine, hanno iniziato a manifestare una serie di atteggiamenti di frustrazione, di rabbia, di noia. E però adesso, insomma, è arrivato il momento di uscire dalla tana, ci si riapre al mondo, è come se fosse un po' un nuovo inizio. Anche qui Ottone, mamma e papà sono pronti per andare fuori dalla tana. E dato che stiamo ricominciando un nuovo percorso, è importante
Per voi e per i vostri bimbi, riacquisire una serie di routine. Dovete restituire ai vostri bimbi i loro rituali, proprio per ricucire le fila di quello che è stato e per prepararli a quello che sarà. Il nostro gioco libro, nella maniera più semplice possibile, vuole essere un duplice strumento. Da un lato vuole fornirvi una storia con delle gioco-attività da fare insieme ai vostri bambini. Dall'altro vuole essere proprio uno spunto di riflessione per capire un po' come riorganizzare le vostre giornate e quelle dei vostri bimbi, al fine di garantire il massimo benessere sia dei vostri figli, ma anche vostro. Il gioco libro mantiene intatta la sua struttura e i suoi obiettivi neuropsicomotori. Da un lato troviamo la semplice storia affiancata dalla gioco-attività. La novità, in questo caso, sono le parole in rosso che vanno a rappresentare le routine nella vita di Ottone e che si rispecchiano con alcuni momenti rituali della vita dei nostri bambini. Io vi saluto con un bel bagnetto. Ciao bimbi, a presto!